decorando un portacandele con il barattolo dello yogurt. Ho messo questo nastro qua e adesso volevo cucire. Ok, con questo pizzino vado a cucire per creare una sorta di fiocchetto da mettere sopra al mio portacandele. È fatto. Adesso vado ad applicarlo qua. Ecco ragazze, il fiocco è terminato, adesso mi manca solo da tagliare l'estremità di questo nastrino e direi che la mia candelina Shabby è pronta. Direi che il mio portacandele Shabby è pronto e adesso l'accendiamo. Bene ragazze, io direi che questo qua è il suo mondo e infatti è stata fatta apposta per metterla in questo angolino tutto di candele e un po' con questo stile shabby che a me sta facendo letteralmente andare fuori in questo ultimo periodo. Spero che anche a voi piaccia, con poco alla fine si possono realizzare tante cose. L'importante è avere le idee.